Giovanni Verga è considerato il più autorevole esponente del verismo. Lui nacque a Catania nel 1840, dove morì nel 1922. Fu autore di novelle e romanzi, il cui stile e linguaggio hanno rinnovato profondamente la narrativa italiana. Inizialmente nel Verga c'è la forte volontà di scrivere, si dice che c'è un impegno esterno. In un secondo tempo, nel Verga c'è la necessità di scrivere, cioè un impegno interno. E questo è un aspetto della maturazione di Giovanni Verga. L'autore gestisce la narrazione, la coordina, l'autore è onnisciente. Quando il Verga inizia la sua carriera narrativa, si trova nel periodo quasi finale del romanzo storico. Iniziò allora a pubblicare romanzi sul tipo di quello storico. Il passato era uno sfondo da cui prendere esempi utili per il presente. I primi tre romanzi che lui compose furono Amore e Patria, I Carbonari della Montagna e Sulle Lagune. Questi hanno come tema di fondo Amore e Patria e fanno parte della cosiddetta trilogia catanese. Il tema del primo romanzo, composto nel 1857, è l'indipendenza americana. Il tema del secondo romanzo allude alle vicende del 1861, dopo l'Unità d'Italia, e venne composto proprio nel 1861. Nel 1863 venne pubblicato Sulle Lagune, ambientato in epoca contemporanea, cioè nella Venezia del 1861. Questo è stato pubblicato sulla rivista Nuova Europa a puntate, era un romanzo d'appendice e vi erano naturalmente tanti colpi di scena. Questi romanzi sono ricchi di avvenimenti e si hanno anche eccessi di intervento. L'autore vuole intervenire spesso. Nel 1869 Verga si trasferisce a Firenze e scrisse Storia di una capinera. La vicenda è descritta nelle lettere di una monacanda forzata. Lei sente il convento come una gabbia. Maria, la monacanda, confessa nelle lettere le sue sensazioni. Lei, dopo essere stata costretta a vivere in convento, aveva scoperto la bellezza della natura. Il personaggio narra se stesso attraverso le lettere e la narrazione in prima persona. L'autore scompare, Verga non si vede, non è infatti presente nel suo romanzo. Nel 1872 si trasferisce a Milano e il trasferimento a Milano ancora una volta viene fatto nell'ottica del trasferimento temporaneo perché il Verga si stacca. Ma contemporaneamente conserva il legame con la città natale. Milano seduce il Verga e questa seduzione inizialmente tende a distrarre il letterato, ma poi è essa stessa una spinta maggiore per scrivere. Nel 1874 Verga scrisse Nedda, un bozzetto siciliano. Per la prima volta la realtà siciliana entra con il Verga nella seduzione della grande città, Milano. Nedda si apre non con la rappresentazione di questa ragazza, ma con lo scrittore davanti al focolare. Nella fiamma del focolare il Verga riesce a vedere un'altra fiamma rappresentante le raccoglitrici di olive siciliane. Nedda viene indicata come la prima esperienza verista. Nel 1881 il Verga prese l'impegno di scrivere 5 romanzi. Lo fa nella premessa ai Malavoglia. I 5 romanzi dovevano essere I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, La Duchessa di Leira, L'Onorevole Scipione e L'Uomo di Lusso. Questi romanzi dovevano costituire il cosiddetto ciclo dei vinti, che avrebbero dovuto avere come tema comune la lotta per l'esistenza. Alla fine Verga riuscì a pubblicare soltanto 2 di questi romanzi, cioè I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo. Il Verga, nella prefazione ai Malavoglia, indica questo lavoro come uno studio,
ma questo doveva essere sincero e spassionato, perché il vero, per il Verga, bisogna ricostruirlo rispettandolo e non inventandolo. Il Verga ritiene che la storia dell'umanità va avanti come una grande fiumana, però questo cammino ha dentro di sé ambizioni, egoismi. Il Verga esamina tutti i livelli della società e in tutti trova le stesse leggi. Verga scrive i suoi romanzi ricostruendo la realtà.